Un cordiale benvenuto a voi, gentile pubblico. Con le immagini ci troviamo oggi a Isola di San Miniato per seguire insieme questo ottavo trofeo Circo Arci: Isola di San Miniato, gara eh, valevole per la categoria donne, esordienti ed allieve, e valevole anche come campionato provinciale pisano. Eh, ricordiamo le squadre che hanno organizzato questa gara: sono la UC Ponte Aegola, che vede nel suo presidente Mero Pini Giancarlo, e la Lady Bike, con il presidente Roberto Fabbri. Tante le atlete al via, intanto vediamo la premiazione delle atlete eh, più lontane, quelle della SD Pedale Teatri. Le due atlete erano la Cipriani Carmela e la Rapattoni Noemi, che vengono direttamente da Chieti, quindi una grande pubblicità è stata fatta per questa gara di quest'oggi. E tante le atlete, come vi dicevo, non solo regionali ma anche extra regionali, che vengano anche dal Piemonte, hanno voluto partecipare a questa gara di oggi. Gara che vedrà impegnate, come vi dicevo, eh, le ragazze esordienti e allieve. Esordienti sono ben 67 fra quelle del primo e del secondo anno, mentre le allieve sono un totale di 37 ragazze. I chilometri che dovranno percorrere sono, per quanto riguarda la categoria esordienti, 27 chilometri e 700 metri. Per quanto riguarda invece la categoria delle allieve, si andrà ad affrontare lo stesso Percorso, tranne che eh, in un tratto dove dovranno affrontare un circuito dovranno svolgere un giro in più e quindi i chilometri totali saranno 37. Vediamo, stiamo vedendo le ultime battute della misurazione dei rapporti prima della partenza della prima gara relativa alla categoria. Esordienti e tante le squadre, andiamo a, a elencare: sono la Wiener Factory Team, poi la SD Cadeo Carpaneto, la SC Nuova Sfinge Alma, la Polisportiva Maria di Cecina, sezione ciclismo, poi la SC Gastone Nencini, la SD VC Fidenza Tre la OS Tosco Chiesa Nuova Ozzanese, a seguire la SC Olimpia, poi l'Esperia Piasco, la CD Costa Etrusca, la GC Osimo Stazione, la GS Potenti a 1945, la GS Butese. Queste sono un po' le squadre che eh, prendono il via quest'oggi. Intanto vediamo il eh, giudice di arrivo Noccioli Franco che sta predisponendo le ultime organizzazioni per quanto riguarda la gara. Intanto le atlete si preparano al via e partono in questo momento con un piccolo trasferimento di 250 metri e poi le vedrà attive al 100% ed effettivamente su questo percorso che vi ricordavo misura 27 km e 700 km. Metri. Andiamo eh, oltre a ricordare gli organizzatori quindi il presidente Pini Giancarlo e Roberto Fabri anche l'aiuto appunto del circolo Arci Isola di San Miniato con il suo presidente Giglioli Carlo che ha dato il suo benestare e il suo apporto per questa gara intanto vediamo la, ma, la maglia di campionessa regionale della Prisciandaro della Butese e vi ricorderei anche lo starter che c'è stato qui oggi ovvero Bagnoli Giancarlo, sempre vicepresidente del Circolo Arci qui di Isola di San Miniato Diamo un piccolo trasferimento che eh, si sta per concludere le due maglie di campionesse regionali nelle prime posizioni eh, oltre alla Prisciandaro vi ricordavo anche la Betti le campionesse regionali della categoria primo e secondo anno Direttori di corsa a questa gara oggi qui a Isola di San Miniato. Abbiamo come direttore di corsa Bellini, come vice direttore di corsa invece, è Marchetti Leonardo. Il presidente di giuria è Lorenzini Barbara. Il componente Bartolini Piero. Il giudice di arrivo. Come già vi ricordavo prima Noccioli Franco. La scorta tecnica è quella dell'OCIP di Pistoia. Mentre la radio informazione è quella di Fabrizio Falconcini. Prime battute di questa prima gara, di questa giornata mh, che eh, eh, vede le atlete correre sulle strade di San Miniato. Subito dopo 5 km dalla partenza, vediamo già il gruppo che cerca, qualcuno del gruppo cerca di eh, fuoriuscire da quello che è il forte per tentare un attacco in solitaria. Vi ricordo, percorso interamente pianeggiante. Intanto, vediamo sempre qualche atleta che cerca di evadere. Dal folto del gruppo, vediamo: qua un atleta eh, della Butese sembra aver preso un leggero margine di vantaggio, una ventina di metri su quello che è il gruppo che, in questo momento, ci sfila davanti, in questa bella immagine di questa eh, possiamo dire pianura, prateria della, del territorio di San Miniato. Già percorsi in questo momento 12 km da parte delle eh, atlete, che vi ricordo, sono in un totale di 67 ragazze, tra le atlete del primo e del secondo anno. Uh, giustamente da ricordare anche gli sponsor che sono quelli relativi alle due squadre ricordo quella del luci Ponte egola e quella della lady bike ma anche uno sponsor in più che è quello della badeco di eh, appunto marchetti leonardo eh, ovvero badeco bagni ecologici mobili qui di san miniato basso si infiamma la gara cambia la situazione al comando c'è un tentativo di attacco in questo momento che vede due atlete davanti quando siamo al chilometro 16 in prossimità del traguardo volante abbiamo Capasa con il numero 65 e Franchi con il numero 72 hanno una trentina di secondi di vantaggio sul gruppo che lo vediamo ormai in fondo alla strada vedremo se l'accordo fra queste due atlete eh, della Nuova Sfinge in questo momento al numero 65 Capasa e poi Franchi sarà ottimale per riuscire a prendere un margine considerevole, avviarsi verso un'azione interessante. Intanto, sempre la maglia della nuova Sfinge davanti che sta facendo l'andatura. Vantaggio che rimane fisso in questo momento, sui 30 secondi. Quindi, gruppo che eh, per il momento sta controllando la corsa, vediamo. Adesso c'è il cambio da parte dell'atleta con il numero 72. Vi ricordo era Franchi che eh, milita nella squadra della Polisportiva Marina di Cesina, sezione ciclismo. Gruppo dietro che sembra si sia fermato. Non c'è reazione da parte del gruppo. Quindi molto interessante il tentativo della coppia al comando formata vi ricordo, da Capase e Franchi. Adesso vantaggio. Che tende ad aumentare si va intorno ai 40 secondi quindi 40 secondi il vantaggio delle battistrada su un gruppo che in questo momento cerca di rialzare un attimo l'andatura vedremo se riusciranno a riportarsi davanti vediamo maglie gastronomicini e wiener in questo momento a condurre ci riportiamo nuovamente sulle atlete al comando e hanno sempre un interessante margine di vantaggio quando di chilometri ne sono già stati percorsi 22 quindi si va verso ormai le battute conclusive di questa prima gara riservata alla categoria esordienti 22 già i chilometri percorsi ne dovranno ancora percorrere ben 5 quindi ultimi 5 chilometri per le due al comando il gruppo che viene segnalato in forte rimonta già 10 secondi il ritardo per quanto riguarda il folto del gruppo si volta in questo momento Capasa a chiedere informazioni ed eccolo qua il gruppo che sta sopraggiungendo, vi ricordo 10 secondi il loro, il loro ritardo dalle battistrada, quindi forte reazione, vedremo se sarà efficace, vedremo se riusciranno a riprendere coloro che avevano provato la fuga, infatti è così e svanisce quindi a 4 km dall'arrivo il tentativo delle due attaccanti di giornata che al chilometro 16 erano evase dal gruppo, avevano cercato di portare via la fuga, un interessante attacco, vedremo se eh, in questo momento ci sarà qualche Duna che eh, vorrà Riprendere il via. Provare a riuscire dal gruppo. Sono maglie. Tosco Gas in questo momento. È la numero 28, vediamo di eh, chi si tratta con il numero 28 e pagliai. Aurora della Toscogas che prova ad uscire in questo momento. Quando manca, un chilometro e 200 metri, quindi siamo ormai nelle battute conclusive, sempre pagliai davanti, che ha un leggero margine di vantaggio sul gruppo che è lì e va a richiudere, quindi niente da fare quando siamo ormai in prossimità dell'ultimo chilometro, eccolo qua l'ultimo chilometro, vedremo se si organizzeranno le squadre per portare le atlete eh, che interessano in volata oppure se ci sarà qualche attacco da parte di qualche eh, outsider, quindi siamo già sull'arrivo e vediamo i vari sponsor che hanno dato la loro mano in questa gara valevole come campionato provinciale. Nulla volata generale, vediamo maglie tre colli davanti anche Butese sui lati della strada della Butese che va a vincere con Deranieri Lisa davanti a Prisciandaro. Noemi, poi Canvelli Vani, Anesti Nicole, Betti Lucrezia, Manfredi Cessica, Tommy Giulia, Bartolini Alice, Pierotti Valentini, Arzilli Valeria. Quindi grande vittoria da parte del GS Butese che va a prendere le prime due posizioni con Deranieri. Ranieri e Prisciandaro, la prima invece della categoria del primo anno è Betti Lucrezia e quindi si è risolta così la gara del, degli esordienti, andiamo a sentire le prime dichiarazioni delle vincitrici di questa prima parte. Siamo con la vincitrice dei Ranieri Lisa, insomma Lisa... Eh tuo secondo anno di esordienti, prima vittoria assoluta anche vittoria eh, per quanto riguarda il campionato provinciale. A chi lo vuoi dedicare questa vittoria? Allora, prima di tutto la dedico alla mia famiglia, poi al mio zio che lo scorso sabato è cascato in una gara importante regionale, si è fratturato il bacino e al mio nonno che venerdì aveva il compleanno e non c'è più. Senti, eh, abbiamo visto una volata da parte tua, sappiamo c'è stata una caduta nel finale, però una volata da parte tua che ha messo in riga tutte le altre. Eh, finalmente cioè, è arrivata questa vittoria, aspettavo molto. Ho preso in prima posizione la volata e ho tirata su con tutto quello che potevo. Siamo con la campionessa provinciale del primo anno, lucchesi Sharon. Insomma, Sharon, non hai vinto la corsa, però una maglia campionessa provinciale l'hai portata a casa? Sì, sì, certo. A chi la vuoi dedicare questa, questa maglia? A, ai miei genitori, ai, ai miei zii, a tutti e dopo le dichiarazioni delle vincitrici per quanto riguarda la gara degli esordienti vi abbiamo ricordato oltre alla vincitrice assoluta la De Ranieri della Butese che tra l'altro ha vinto anche vi ricordo il campionato provinciale Pisano, abbiamo visto anche le dichiarazioni della vincitrice del campionato provinciale sempre qui di Pisa, della UC Ponte Egola Policolo, Lucchesi Sharon, al primo anno in categoria. Dunque passiamo archiviata ormai eh, la gara della categoria esordienti, passiamo adesso a quella delle Allieve, come vi dicevo, mh, stesso percorso, se non che eh, nel circuito che dovranno affrontare ci sarà da svolgere un giro in più, quindi i chilometri passano da 27,700 metri a un totale di 37 chilometri. Ultime battute eh, anche per quanto riguarda la misurazione dei rapporti nella categoria allieve, abbiamo rivisto nuovamente il presidente di giuria Lorenzini Barbara, anche il giudice di arrivo Noccioli Franco e Bartolini Piero che stanno operando per eh, queste ultime misurazioni di questa ultima gara, come vi dicevo, valevole per la categoria allieve. Ricordiamo dunque anche i direttori di corsa Bellini e il vice direttore di corsa Marchetti, che daranno il loro servizio per far sì che tutto riesca nel migliore dei modi. E dunque, qui con Noccioli Franco, siamo al foglio firma per attendere anche eh, la misurazione per quanto riguarda la categoria. Delle allieve che come vi ricordavo sono ben 37, anche qui tante le squadre come la Wiener Factory Team, poi la SD Cadeo Carpaneto, la Polisportiva Mille Luce Ciclismo, poi la UC Empolese Birindelli, la US San Cascianese Ciclismo, la GS Butese, la SD WC Fidenza Trecoli, poi la GS Potenti A1945 a seguire la SC Olimpia, l'Esperia Piasco, la CD Costa Etrusca, la GC Osimo Stazione e infine la SD Pedale Teate. Che già all'inizio vi ricordavo era stata premiata perché comunque era la società che veniva da più lontano. Partenza anche per quanto riguarda questa gara degli allievi, starter sempre Bagnoli Giancarlo, che vi ricordo è il vicepresidente del circolo Arci, di questo ottavo trofeo appunto, circolo Arci, isola di San Miniato. Inizia subito a sprombattuto la gara per quanto riguarda la categoria. Allieve, quando siamo al chilometro 7, parte in questo momento la numero 10 eh, Reati, che vediamo del, fa parte del team Winner Factory Team. Quindi subito Andatura sostenuta per questo inizio gara. Vediamo anche maglie della costa etrusca. Ci segnalano intanto sul percorso anche Spadoni Roberto, che è il presidente della federazione ciclismo italiana nella provincia di Pisa e che ha vestito le maglie alle atlete che hanno vinto il provinciale quest'oggi nuovo tentativo di attacco sempre nelle battute iniziali di gara in questo momento è col numero 82 balducci eh, francesca una delle due balducci che fa parte di questo team pisano quindi un leggero margine di vantaggio per la balducci che viene quasi ripresa in questo momento dal gruppo ma andiamo avanti con le immagini cambia eh, drasticamente la situazione per quanto riguarda la gara vediamo tre atlete al comando in questo momento quando siamo al chilometro eh, 13 andiamo a vedere di chi si tratta con il 94 in questo momento Magnetto poi con l'81 la campionessa regionale Balducci Michela e con il numero 15 invece abbiamo la Fabioni gruppo che viene segnalato a un distacco di eh, 50 secondi quindi van vantaggio interessante quello delle tre atleti al comando che vediamo sono atlete facenti parte delle società del, del GS Butese, poi anche della Wiener Factory Team e poi con il numero 94 abbiamo come dicevo Magneto dell'Esperia Piasco dietro Maglie della Potentia che cercano di ricucire il gap in questo momento ma il gruppo che sembra fermo, vantaggio che tende ad aumentare, siamo già nell'ordine del minuto primo, quindi un minuto per quanto riguarda le tre attaccanti di giornata che vi ricordo sono Magnetto, Balducci e Fabioni. In questo momento ritransitano verso le nostre telecamere quando siamo al chilometro 18 in prossimità del traguardo volante della Magnetto con il numero 94 che se lo vada a giudicare davanti alla Valducci intanto eh, la Fabioni si stacca, perde qualche decina di metri dalla coppia al comando quindi in questo momento rimangono in due con la Fabioni che sta cercando di recuperare una quindicina di secondi di ritardo il suo svantaggio mentre il gruppo segnalato sempre a un distacco di un minuto prima. Vediamola qua la Fabioni della Wiener Factory Team che si è staccata dalle due atlete. In questo momento sta cercando di riportarsi sotto, come vi dicevo, 15 secondi che la... Dividono dalla coppia al comando, vedremo se riuscirà a rientrare, a ricucire, a ricucire ormai il gap che si è creato, se eh, andranno ancora avanti la coppia al comando e vedremo se ci sarà una pronta. Reazione del gruppo che andremo a ripescare prontamente ed eccolo qua il gruppo, quindi niente, gruppo fermo in questo momento schierato sull'intera sede stradale, accusa come vi dicevo adesso non è più un minuto ma aumenta notevolmente il vantaggio, si va su un minuto e dieci secondi davanti in questo momento la Bellan della Wiener a controllare la situazione, insieme a lei anche la Balducci, la sorella di Michela che eh, controllano la situazione non vogliono far andare via nessuno dato che hanno le compagne di squadra davanti sempre Bellani in questo momento a fare l'andatura e si, ci riportiamo con le immagini ormai al chilometro 25 sempre con il duetto di testa formato da Balducci, Michela e dalla Magnetto quindi con, insistono nel loro tentativo di attacco nella speranza di riuscire ad arrivare al traguardo in questo momento gli viene dato il cambio alla balducci dalla Magnetto e quindi un minuto sempre il ritardo, il ritardo del gruppo da questa coppia al comando andiamo dietro vediamo se in questo momento è cambiata la situazione non troviamo più la Fabioni ma con il numero 78 grandi che accusa un ritardo di 32 secondi dalla coppia al comando quindi è evasa dal gruppo la numero 78 grandi che sta cercando di riportarsi sulle due al comando quando siamo al 26 chilometro di questi 37 totali che dovranno percorrere queste atlete. Vi ricordo questo ottavo trofeo Circolo Arci Isola di San Miniato, valevole anche come campionato provinciale pisano e ci riportiamo sul gruppo in questo momento che sta cercando di riportarsi anche sulla Grandi che vasa in questi ultimi Chilometri di corsa, intanto maglie della Cadeo, abbiamo visto con il numero 63 la Taglia Ferri Livia che cercava di eh, uscire dal gruppo per riportarsi sulla Grandi, ma niente da fare. Gruppo in questo momento tirato con il numero 92 da Fuccini Alessandra della SC Olimpia che non reagisce. Quindi, quando siamo ormai possiamo dire al trentesimo chilometro, ne manca ancora 7 al traguardo, siamo nuovamente con la coppia al comando vi ricordo formata dalla Magnetto e dalla Michela Balducci la campionessa Toscana che ha conquistato il titolo regionale, sempre qui nelle zone di San Miniato, la Balducci e la Magneto che inseguono in questo momento la possibilità di realizzare la prima vittoria stagionale per entrambe. Quindi vedremo se riusciranno ad arrivare all'arrivo oppure saranno riprese da quello che è il folto del gruppo. Passa in questo momento la Grandi, sempre ad un ritardo di 30 secondi, quindi invariato il ritardo dell'atleta, con il numero 78. Grandi che corre per la Polisportiva a mille luci ciclismo in questo momento, sempre i 30 secondi che la dividono dalla coppia al comando. Gruppo che non si vede ancora sul fondo della sede stradale, quindi rimaniamo con le immagini sulla Grandi. Un inseguimento, possiamo dire, quasi testa a testa fra lei. E le atlete in testa al gruppo. Ottima l'azione anche della Grandi, che è fuori uscita dal folto, per riprovare a riportarsi sulle battistrade. Qui con le immagini siamo sul gruppo che non intende, in questo momento, rincorrere le atlete che sono già evase. Quindi sempre un minuto e mezzo il ritardo del folto del gruppo. Quando manca, 5 chilometri all'arrivo dunque possiamo dire ormai almeno che non ci sia eh, un niente di speciale se non si organizza qualche squadra in queste ultime battute S possiamo dire che ormai eh, potrebbe essere un arrivo a due se non a tre fra la teta al comando sempre la bellanda avanti eh, maglie quindi sportiva Mileluci e Viner Factory Team a controllare la Luci controlla per la sua atleta Grandi che è davanti eh, la Viner sta cercando di aveva provato a organizzarsi ma niente da fare quindi in questa svolta a destra facciamo transitare davanti a noi tutto quello che rimane del gruppo intanto ci riportiamo davanti quando siamo in località isola di San Miniato quindi verso le battute conclusive ci addentriamo verso l'ultimo chilometro di questa gara eh, relativa alla categoria Donne allieve che sta vedendo protagoniste due atlete in particolar modo, ultimo chilometro, quindi per la Magnetto e per la Balducci, Michela. Dunque per loro sempre un vantaggio di un minuto nei confronti del gruppo e di 30 secondi sempre sull'atleta della Mille Luci Grandi. Quindi sarà uno sprint a due, vedremo chi sarà colei che si andrà ad aggiudicare questa corsa. Tanti gli sponsor, vi dicevo, oltre a quelli delle squadre anche Labadeco, eh, Bagni Ecologici Mobili, San Miliato Basso a sponsorizzare questa gara relativa alla categoria donne, esordienti e allievi. Dunque tutti in attesa. Della volata che vede protagoniste la magnetto e la Balducci, ed è la Balducci che vince nettamente. Sulla Magneto, quindi prima vittoria stagionale per Michela Balducci che va a vincere davanti alla Magneto. E arriva in questo momento eh, l'altra protagonista di questa gara che è uscita dal gruppo e che ha preso una trentina di secondi, ovvero Grandi Noemi della Mille Luci. Adesso attendiamo il gruppo che arriva in questo momento con una volata generale, vedremo chi sarà ad aggiudicarsi le eh, posizioni di rincalzo. Vediamo la Bellane della Viner Factory Team e la Balducci e della Bellan che arriva quarta davanti alla Balducci quinta poi sesta Nicolini settima Veneziani ottava del Delghianda nona Fuccini e decima Lotti quindi grandissima vittoria per la Balducci la campionessa toscana che oggi è andata a vincere anche il campionato provinciale andiamo a sentire le sue dichiarazioni siamo con la vincitrice della categoria lieve Michela Balducci insomma Michela una corsa tirata una fuga a due poi la tua vittoria nel finale sì, è stata una forza molto tirata, c'era anche molto vento e ho provato subito al secondo giro, ai primi chilometri e, e la mia sorella Francesca ha provato a fare uno scatto, a anticipare, ma non è andata bene. E poi subito con sorpresa sono partita io e ho creato subito una fuga e siamo andati via in tre e abbiamo tirato tutti e tre e ho trovato una buona compagnia per andare via. E poi una di noi si è staccata, siamo rimaste in due e siamo arrivate all'arrivo in due e ce l'ho fatta vincere. Ecco, l'altra volta sempre qui a San Miniato avevi conquistato la maglia di campionessa regionale, oggi invece ho conquistato la maglia di campionessa provinciale, anche oggi vogliamo sapere insomma, questa dedica a chi va. Sì, sono riuscita a vincere anche il provinciale, ora siamo ai due titoli e sono molto contenta e dedico questa vittoria al mio allenatore Giuliano Sinaghi che mi segue sempre. E dove mi trovo molto bene, e alla mia a tutti, tutto il mio gruppo e alla mia famiglia che mi segue sempre. Con noi a questa corsa, anche alcuni dei componenti della commissione femminile, abbiamo qui Maria Bruni e anche Coutrupi Gaetano, punto due. Eh, esponenti della Commissione. Maria, iniziamo da te: una corsa oggi che eh, ha ricucito un po' quello che è il gap della situazione qui da noi in Toscana? Sì, in effetti eh, insomma è stata una bella corsa, noi puntiamo molto su questa challenge perché è il nostro punto forte. Infatti ci permette di fare un calendario ben nutrito. Ovviamente con l'apporto anche di altre regioni perché il numero dell'atlete non, non, non è molto, però riusciamo a fare ecco, delle belle manifestazioni come in questo caso. Abbiamo visto appunto i CVT altre regioni che danno una mano, abbiamo visto atleti dell'Emilia Romagna, atlete venivano anche da Chiedi, quindi insomma abbiamo, siamo riusciti a creare possiamo dire una bella organizzazione per fare sì che una corsa possa essere svolta una volta a settimana quasi. Sì, in effetti sì, abbiamo puntato tanto su questa cosa, ci siamo riusciti finalmente e devo dire che eh, squadra vincente non si cambia, quindi probabilmente questa formula verrà portata avanti anche. Negli, negli anni a venire insieme a Maria anche Gaetano Cutrupi Gaetano diceva Maria squadra vincente non si cambia quindi continuiamo su questa linea sì diciamo che per almeno altri due anni, due anni. Due anni. per altri due anni daremo il nostro meglio per, per le ragazze del challenge abbiamo visto che questa formula funziona bene abbiamo cercato di ampliarlo inserendo anche un trofeo per le donne allieve eh, portando anche il nostro challenge femminile all'interno della commissione pista con gare in pista e in cronometro. Abbiamo visto che dove siamo arrivati a Firenze abbiamo fatto un gran successo con 50 donne iscritte, ma è successo io una pista. Ecco, la pista come dicevi potrebbe essere una strada da portare e riportare a livello della strada. Eh sì, è un settore che va curato e secondo me il femminile può dare molto alla pista. Eh, Sono contento che i componenti della Commissione pista eh, hanno un buon accordo con noi e quindi collaborando insieme riusciremo a far esorgere anche quella, quella parte della, eh, della pista che è un po' in declino. Comunque eh, siamo molto contenti sia per il settore femminile su strada che nelle altre categorie. Siamo con due degli organizzatori di questa gara qui oggi, campionato provinciale. Per eh, le categorie donne. Quindi con noi abbiamo Giglioli Carlo, presidente del Circolo Arci e anche Biagini Franco. Iniziamo da Carlo, insomma, eh, un'organizzazione data anche dal vostro supporto come Circolo per questa gara che è stata svolta oggi. Infatti, noi siamo, abbiamo fornito il supporto logistico, diciamo, perché l'organizzazione è della Pontegolese, insomma, ecco, del gruppo. E quindi, come già diversi anni abbiamo fatto, ci, ci siamo messi d'impegno, abbiamo cercato di fare. Tutto quello c'era nelle nostre possibilità di fare e si spera di aver raggiunto un ottimo risultato. Sicuramente un ottimo risultato è stato raggiunto, lo può confermare che è qui con lei Biagini Franco che è uno degli organizzatori e anche uno dei facenti parte della Ponte Gola. Insomma Biagini, organizzazione abbiamo visto oggi veramente ottima da parte vostra anche nel segnalare i pericoli. Sì, eh, questo c'è un po' da parlarne un momentino perché intanto ringrazio qui gli amici del circolo da Giglioli perché è già l'ottava, come avete visto, è l'ottava edizione per cui è l'ottava volta che noi si fa delle gare specialmente di femminili, quasi tutte femminili le credo è contraddittoria perché c'è stato un po' un'ossa, un po' a noa, perché è vero che c'è una strettoia in paese, come avete visto ma una strada di 5, 5 metri e mezzo circa però allora avevamo predisposto, le, oltre alle presse, tutto quello che serviva, avevamo predisposto anche delle, del personale a sbandierare il pericolo, era detto prima della partenza, direttori sportivi tutti d'accordo. Fatto sta che c'è stata la caduta, per fortuna so che non è successo niente di grave, però eravamo noi dell'organizzazione a segnalare il pericolo. E i genitori, i direttori sportivo a urlare orecchie, di andata tutta per cui insomma se poi dopo succede anche queste cose insomma lascia un po' un da in bocca. E, niente, poi tutto il resto l'avete visto, è stato tutto perfetto, non ci sono problemi. Però insomma è una cosa un po' curiosa questa da pensarci perché, ripeto, i genitori e i direttori sportivi hanno da pronto là sono sempre pronti. Senti, per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, quando vi ritroviamo? Ma io, per quanto riguarda me, già la quarta gara che organizzo quest'anno. Ci sono altre due gare di bambini. Poi c'è qui il 6 di luglio, c'è qui sempre a Isola, le sprint per bambini. E niente, e Speriamo e lì ci sono meno problemi, sicuramente. Roberto Fabri, eh, presidente della Lady Bike, che eh, ha dato manforte al Ponte Egola per organizzare questo campionato provinciale oggi. Roberto ti abbiamo trovato, è regionale, oggi al provinciale sappiamo che hai anche altre mete che dovrai raggiungere, però oggi è stata una bella giornata. Sì, è stata una bella giornata, molte ragazze sono venute, è stata una bella gara, parte una caduta. Niente di, niente di grave, una bella gara, una bella giornata. Abbiamo visto eh, atlete venire anche da Chieti, quindi insomma hai fatto modo e hai dato possibilità a tante atlete di poter montare in bicicletta. Sì, avevo pubblicizzato molto, ci sono state delle atlete di Torino, delle atlete da Chieti, si sono divertite anche classificate. Direi una bella gara all'insegna femminile. Uno degli sponsor con noi, Marchetti Leonardo, sponsor Badeco. Insomma, Marchetti, eh, una giornata di sport e si è conclusa finalmente questo eh, campionato provinciale che non ha portato delle grandissime problematiche, ma grande soddisfazione. Sì, devo dire sì, è stata una grande gara. Queste ragazze, sia esordienti che allieve, si sono battute per queste strade qui di Isola, Ponte Egola e dintorni. Noi come azienda siamo sempre vicini al ciclismo in quanto è uno sport popolare che va verso il pubblico, il pubblico nelle strade Dico, è meraviglioso, quindi è anche una pubblicità per noi a, a tutto campo.